Onorevole Basso, Ilva, trattativa saltata per iniziativa del governo, una realtà però che è importantissima per il sistema italiano e per la Liguria. Lei è un deputato genovese. Che cosa succederà ora, secondo lei? Sicuramente ora bisogna riaprire il dialogo perché appunto Ilva è una realtà fondamentale dal punto di vista strategico per l'industria italiana. Noi siamo importatori di acciaio, siamo esportatori di macchinari e quindi l'acciaio è fondamentale per la tenuta del nostro tessuto industriale ed è fondamentale perché Ilva dà lavoro a migliaia di operai, ingegneri, personale altamente specializzato. Il governo però non poteva che far saltare la proposta di base perché non rispettava nessuno degli accordi presi, dei patti sanciti all'interno di quello che è appunto la cessione dell'asset aziendale. L'aspetto più importante naturalmente è quello che riguarda l'occupazione, da un lato tagli e dall'altro mancato riconoscimento di carriere, qualifiche. È così, noi stiamo parlando di un settore che non è facilmente replicabile, realtà straniere come quella che ha deciso di venire a investire in Italia lo fa perché non basta avere degli impianti, bisogna avere anche delle persone che sappiano farli funzionare e quindi il capitale umano delle persone che lavorano è fondamentale. Si tratta quindi non soltanto di salvaguardare quelli che sono dei diritti che non possono essere messi in discussione, perché lo Stato italiano ha investito moltissimo per mantenere Ilva e per mantenere l'occupazione, quindi oggi deve essere garantito a tutti i lavoratori di Ilva un pieno riconoscimento, sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista della qualità del lavoro. Ma è anche, come dire, una questione di interesse del nostro paese nel non disperdere questo know-how, questa conoscenza di capitale umano che abbiamo e che quindi deve essere salvaguardato. C'è anche l'impianto di Genova, che è un impianto che tra l'altro sarebbe duramente penalizzato da questi tagli annunciati. In maniera, devo dire, assolutamente non comprensibile. L'impianto di Genova è un impianto moderno che ha una grande produttività, è collocato logisticamente in una delle zone più ambite anche da altre industrie. È per questo, come dire, impensabile una simile riduzione di personale. Oggi a Genova vengono prodotte insieme anche alla collaborazione con l'impianto di Novi Ligure che è a pochi chilometri e quindi come dire, lavora in sinergia, può essere uno dei punti di forza dell'Ilva. Genova va salvaguardata dal punto di vista occupazionale e anche dal punto di vista degli investimenti. Per concludere, le chiedo un parere su questa ipotesi di un coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti. Io ritengo che sarebbe estremamente positivo, credo che la presenza di CDP darebbe una maggiore garanzia allo Stato e sarebbe anche un riconoscimento di quel ruolo che lo Stato ha svolto in questi anni.